Via. Ok. Vi propongo questo esercizio come applicazione dei principi di conservazione che abbiamo visto fino ad adesso. Il titolo della puntata di oggi è il pendolo balistico, che è un sistema inventato il secolo scorso, due secoli fa in realtà, nel XIX secolo, per misurare la velocità dei proiettili. Prima di questo sistema si sparava in alto, solo che l'altezza era notevole, misurarla era molto impegnativo. Invece adesso il pendolo balistico consente di misurare molto più agevolmente ed è fatto così, molto schematicamente. Vediamo se riusciamo a vedere l'immagine. Ecco. C'è un pendolo, massa m grande, sospeso verticalmente, viene colpito da un proiettile di massa m piccola e velocità v o v0. E dopo aver colpito il corpo sospeso, il pendolo si mette in moto e raggiunge un'altezza alla quale si ferma. Okay? Dalla misura della quota a cui si ferma il pendolo grande, ricostruite la velocità del proiettile. Più è veloce il proiettile, più in alto questo va. Okay? Potete usare o l'altezza oppure l'angolo indifferente. Perché funziona? Beh, fatemi fare il disegno. Abbiamo corpo di massa m grande, proiettile m piccolo, velocità iniziale di 0. Ok? Se il proiettile viene sparato sufficientemente vicino al pendolo, la forza di gravità non ha tempo di agire, posso approssimare la traiettoria come rettilinea e quindi trascuro l'effetto della forza peso, d'accordo? E quindi l'urto è un urto unidimensionale, totalmente anelastico, perché poi il proiettile si conficca in questo che normalmente è di legno e formano un unico oggetto che riparte dopo la collisione con velocità di grande. Durante la collisione la quantità di moto totale si conserva, per cui prima della collisione misura m piccolo v0. Dopo la massa dell'oggetto è m piccolo più m grande, perché il proiettile non sparisce, per i grande. Quindi la velocità dopo l'urto del blocco pendolo più proiettile è massa del proiettile, massa totale per velocità iniziale del proiettile. L'urto, ripeto, è totalmente anelato. Però poi il pendolo si mette in moto, okay? Perché acquisisce una energia che prima non aveva. Pendolo grande, m grande, prima era fermo, energia totale zero, energia cinetica nulla, energia potenziale nulla. Dopo aver è stato colpito dal proiettile, ha energia cinetica perché si muove con velocità di grande. E dove si ferma? Si ferma a una quota, fatemi adesso esagero, si fermerà a una quota, ok, H rispetto alla quota di partenza, in modo tale che l'energia si conserva, perché le uniche forze che agiscono sul pendolo sono la tensione del filo, che non fa lavoro perché è perpendicolare al moto. Tensione e spostamento sono perpendicolari, il lavoro zero, e la forza peso, che è conservativa. Quindi l'energia totale si conserva. Quindi l'energia finale, che è solo potenziale, m più m grande gh, la massa totale per g per h è la potenziale, è uguale a quella cinetica iniziale, che qui non ho spazio per scrivere, che è un mezzo m piccolo più m grande v grande alla seconda. Scrivo nel prossimo foglio. Quindi qui avevano due processi: l'urto totalmente anelastico, si conserva la quantità di moto, e poi il moto del pendolo, che è un moto dove si conserva l'energia totale. Quindi se io misuro h, ok, ho una misura di v grande che mi dà una misura di V0. Ultimo passaggio. Un mezzo m piccolo più m grande
V alla seconda, l'energia cinetica iniziale, quando inizia a partire, immediatamente dopo la collisione, è uguale all'energia totale finale, M piccolo più M grande, GH quota di arresto, ad H il pendolo si ferma. Le due masse sono semplificabili e H vale 1/2 di V alla seconda fratto G. Ma V alla seconda, ma V grande, abbiamo appena misurato, quindi H vale 1 su 2G per M piccolo più M grande di 0 al quadrato. Per cui se misuro H, conosco la massa del proiettile e la massa del pendolo, trovo la velocità iniziale. Basta invertire questa relazione. Quindi ho, fatemi riscrivere, M piccolo fratto M piccolo più M grande di 0 al quadrato, che vale 2gh. Prendo la radice quadrata e ho di 0 che vale M piccolo più M grande su M piccolo per la radice di 2 volte. Esempio, se ho il proiettile che ha una massa di 7 grammi, il pendolo M grande ha una massa di 950 grammi, quindi 0,95 kg, e si arresta dopo essersi alzato di 22 cm, 0,22 metri, qual è la velocità del proiettile iniziale? E viene 7 grammi, cioè 0,007 grammi più 0,95 diviso 0,07 per la radice di 2,981 e 0,22. Dovreste ottenere, se fate il calcolo, 284 metri al secondo circa. I proiettili normalmente sono a sedere intorno ai 300 metri al secondo. Quindi ho due processi di conservazione, cioè trascurando l'attrito con l'aria. Se ci sono attriti funziona. Domanda. E poi finiamo facendo esercizi voi. Con questo sistema posso misurare la velocità di qualsiasi proiettile? O c'è una cosa che non vi ho detto perché sono cattivissima e che invece va chiarita? Se il proiettile non si trova nel corpo? È una possibilità. Il corpo M grande deve essere sufficientemente denso da arrestare il proiettile. Ottima osservazione, molto bene. Primo punto. Sì. Secondo? Se lo sparo da abbastanza vicino. Sì, ma quello non è un problema. Se lo sparo sufficientemente vicino, il strato della velocità in moto è rettilineo, approssimativamente rettilineo. Ma questo l'avevamo già detto. C'è un'altra cosa importante che non vi ho detto. Una è quella appena sottolineata, poi ce n'è un'altra. La domanda è: posso misurare la velocità di qualsiasi proiettile? Prof, ma i proiettili si muovono in moto accelerato? No, una volta che escono dalla canna da fuoco, ok, se trascuri l'attrito con l'aria e il tratto è sufficientemente breve da far sì che la forza peso non abbia tempo di deflettere la traiettoria, il moto è rettilineo uniforme. Qual è? H può assumere qualsiasi valore perché è H che vi dà la misura di V0. La misura di V0 è condizionata ad H. La massima velocità di V0 che posso ottenere è quella con l'H pari
al doppio del filo del pendolo. Se il pendolo fa un giro completo, vuol dire che il mio pendolo non è sufficiente a misurare V0, perché deve fermarsi prima. Perché se va oltre, vuol dire che io più che due volte L non posso misurare per H. Se mi accorgo che io il mio proiettile è talmente veloce che sì, si blocca dentro il pendolo, ma il pendolo fa un giro completo e poi torna giù, vuol dire che V, la velocità iniziale, è più grande di quello che posso misurare in questo modo. Allora cosa faccio per fare in modo che H sia inferiore a due volte L? Per la V massima che posso misurare con questo pendolo corrisponde a un H pari a due volte la lunghezza del pendolo. Per diminuire H cosa posso fare? Ve lo dice questa espressione qui, eh? Prendere la massa del pendolo. Devo prendere un pendolo più massiccio. Se prendo un pendolo più massiccio, cioè metto un blocco di legno più grosso, più grande, più denso al limite, quindi che abbia più massa, l'H massimo misurabile è più piccola e quindi riesco a fare in modo di vedere dove si ferma, perché se non vedo che non si ferma, quel pendolo di palestra diventa inefficace. Okay. Oppure, altra domanda, qual è la massima velocità misurabile da un determinato pendolo? È il V0 che corrisponderebbe a un H di 2 volte L. È la lunghezza del filo del pendolo. Se il proiettile è più veloce di quella grandezza, non me ne accorgo. Ok? Tutto chiaro? Ok. Adesso venite voi a fare l'esercizio.